Buona, grazie di come. Serve qualche allestimento palco? Siamo a posto così? Perché avete scelto questo cosplay? Molto semplice, molto semplice. Esatto. Ma la conoscete la canzone? Bella ciao, ovviamente. Sì? La conoscete? Una mattina sono svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato, ho trovato l'invaso. Faccio freddi perché è stato il primo personaggio dell'horror che mi ha fatto veramente paura. Ci andava, amiamo il software e quindi abbiamo deciso di vestirci così. Alla fine siamo degli eroi, anche noi siamo militari. Grazie, bella risposta. Esatto. Malefica perché? Perché il primo anno in cui è uscito Maleficent nel 2014, per gioco, sempre grazie a nuovi sconti, abbiamo provato a portare Malefica. Ha, diciamo, risposto parecchio bene. Quindi di conseguenza dopo, oltre a usarla per gioco, per divertimento, ho iniziato a fare eventi e serate a tema Malefica e quindi dopo è diventato un sito di lavoro. È una passione, mi piace costruire tutto da zero, faccio tutto io da falso, dalla sartoria alle props, a armi, tutto quello che capita, make-up, eccetera. E basta, è passione, nulla di più. Un'origine che ho inventato io, ho scritto la storia, ho scritto il soggetto e sto scrivendo anche la sceneggiatura. Perché questo cosplay? Perché amo i droidi di Guerre Stellari. Benvenuti a Tortuga. Oggi siamo in un contesto veramente medievale. Tesoro, stai già sudando? Io ho messo il condizionatore, ma in camera.
Mario. Ciao amico. Thank you.
una ricetta. Anche della nostra storia, della vostra storia. Quindi il Museo delle Torture di Graziano Visconti è sicuramente uno di quei musei molto, molto interessanti, consigliatissimo.